Miei Padawan, benvenuti. L'episodio attuale è il primo di alcune riedizioni che nei prossimi mesi vedrete sul canale. La mia intenzione è infatti quella di sostituire i primi 9 video, sprovvisti di audio e composti di sole scritte, con dei nuovi che possano accostarsi meglio all'attuale progetto. Sapete infatti tutti come la serie si sia evoluta nel tempo, cercherò quindi in questi episodi non di ripetere gli argomenti già visti, bensì di fornire ai nuovi utenti, che vogliono approcciarsi alla playlist dal primo episodio, elementi base che possano aiutarli nella comprensione. Così facendo, ovviamente, i primi episodi saranno da adesso migliori, più chiari e nuovi di quelli centrali, ovvero i video dal 10 al 20, ma non sono il primo a farlo. Anche la trilogia originale, al centro della saga, è più vecchia sia dei prequel che dei sequel. Pertanto, su immagine di George Lucas, mi permetto anch'io di proporre una riedizione dei primi video. Miei Padawan, nella speranza che la serie sia di vostro gradimento, vi auguro una piacevole visione. Come riportato dalla frase di apertura tanto tempo fa in una galassia lontana lontana, dovremmo considerare Star Wars quale insieme di racconti, storie e leggende volte a documentare gli eventi passati. Il nostro sguardo non dovrebbe essere quindi differente da quello con cui guardiamo alla mitologia greca, in cui vari autori, talvolta in contrasto tra loro, narrarono le gesta degli stessi eroi. L'universo espanso nacque per questo motivo. Uscito dalla lampada, il genio di Lucas influenzò differenti scrittori, apportando alla saga approfondimenti non sempre privi di errori. Ai primi tempi non vi era una vera classificazione di ciò che fosse o meno canonico, nonostante i lavori di Lucas fossero ovviamente considerati i principali. Quindi, negli anni 2000, si delineò una complessa graduatoria volta a rappresentare il livello di canonicità dei materiali. La lettera G, ovvero il George Lucas Canon, era il principale e oltre i film comprendeva il materiale personalmente scritto o autorizzato dall'autore. Il T-Canon era il canon televisivo, quindi le serie animate. Il C-Canon si riferiva alla continuity, quindi i format cartacei, fumetti, libri, giocattoli e videogiochi, nonostante il mondo videoludico avesse una speciale categoria volta a definire le singole eccezioni. Il canon S era il canon secondario, ovvero le storie degli anni 80, in prevalenza stampate dalla Marvel, sotto forma di fumetti, ritenute ormai troppo vecchie e spesso in contrasto con le pellicole successivamente uscite. Per ultima, la lettera N, che stava per non canonico, quindi ogni racconto che andasse in contrasto con la narrazione prevista da George Lucas e dalla Lucasfilm. Era un metodo abbastanza complesso e talvolta difficile da seguire. Tuttavia il genio di Lucas era stato proprio quello di aver invitato chiunque a partecipare alla creazione del suo parco divertimenti. Tutti potevano scrivere racconti, disegnare fumetti, ampliare quanto il regista aveva creato. Insomma, Lucas era riuscito a trasmettere nelle persone la sua creatività e chiunque era accolto nel suo universo. Tuttavia, il 25 aprile 2014, un anno dopo il passaggio di proprietà alla Walt Disney Company, i cancelli di Star Wars si chiusero, nell'intenzione di un maggior controllo sulla continuity. Ben presto, con l'annuncio della trilogia sequel, ogni singolo materiale ambientato a seguito del ritorno dello Jedi venne considerato Legends, quindi non più canonico. Poco dopo, anche gli eventi precedenti i prequel vennero archiviati come tale e infine si optò per definire un nuovo canon, più chiaro e ufficiale. Attualmente sono canonici i 6 film della saga, le serie animate e i film ad essi collegati. Inoltre, su richiesta di Lucas, anche la serie a fumetti Darth Maul, Son of Dathomir, pubblicata dalla Dark Horse Comics, rientra nella lista, poiché è basata sulle sceneggiature mai prodotte di The Clone Wars. Da qui, ogni materiale pubblicato dalla Disney a seguito del 25 aprile 2014 è da considerarsi prevalentemente canonico. Tutto il resto, quindi i format precedenti tale data, ed esclusi quelli citati in precedenza, prendono il nome di Legends, leggende. Reputo che il termine sia interessante. Leggenda, dal latino legenda, cose da leggere o degne di essere lette.
La Disney volge quindi con tale nominativo ad escludere l'universo espanso dalla continuity, senza tuttavia ignorarne l'esistenza. È anche vero come nel nuovo canone siano stati riesumate situazioni e personaggi appartenenti all'universo espanso, quindi ora ufficializzati. Tuttavia, nonostante la pulizia apportata, vi sono ancora parecchie mancanze. Ad esempio, a differenza del passato, è sempre più arduo partecipare all'espansione della saga. Ciò poiché la Disney, al fine di mantenere sotto controllo la continuity, tiene a freno gli autori, indirizzandoli verso percorsi stabiliti e selezionando i creativi attraverso criteri molto più rigidi rispetto a quelli di Lucas. Inoltre, nel caso delle informazioni precedenti i prequel, non è chiaro cosa sia da considerarsi ancora canonico e cosa invece non lo sia, il che getta molte biografie nel limbo, in attesa che la produzione autorizzi nuovi materiali di approfondimento volti a reintegrare quanto perduto. Ad esempio, nel caso di Palpatine, ogni informazione precedente la minaccia fantasma e non citata nelle pellicole risulta non più ufficiale, lasciandoci con enormi quesiti sul passato del personaggio. In conclusione, per semplificare a tutti la comprensione, sono attualmente canonici i 6 film di Lucas, più quelli attualmente prodotti, le serie animate, quindi The Clone Wars e Star Wars Rebels, in aggiunta al film animato prologo della prima serie. Per quanto riguarda libri, fumetti e videogame, ogni format prodotto a seguito del 2014 è da considerarsi per la maggiore canonico. Tutto il resto, escluso Darth Maul, Son of Datomy, appartiene al ciclo Legends. Miei Padawan, con il video odierno spero di aver chiarito cosa sia o meno canonico, quindi di avervi fornito una solida base con cui proseguire negli episodi. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un mi piace e condividete. Io come sempre sono Emilio Valotti, che la forza sia con voi.